Buongiorno e bentrovati in apertura in questa edizione del nostro telegiornale. Gli ultimi aggiornamenti sulle elezioni amministrative in corso. Urne aperte dalle 7 di questa mattina in 26 comuni lucani. Le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente. A mezzogiorno è arrivato il primo dato sull'affluenza. Scopriamolo nel servizio di Eleonora Cesario. E naturalmente noi seguiremo l'andamento del voto con due speciali da mezz'ora ciascuno domani alle 18. Gli ultimi aggiornamenti invece sulla pandemia: oggi molti casi Covid individuati, riflettori puntati poi sulle scuole e i suoi focolai, 3 docenti sono stati sospesi per assenza del Green Pass. Sara Lorusso. Grave incidente stradale stamattina sulla Sinica all'altezza di Francavilla per cause ancora. E un altro incidente è avvenuto questa mattina a Forenza su una pista di motocross in codice rosso. Il ferito è stato trasportato anche lui nell'ambulanza al San Carlo di Potenza. Gravi dunque le sue condizioni. E voltiamo pagina, il Matera Film Festival in programma da oggi fino al 10 ottobre. Ieri ad inaugurarlo un concerto di Nicola Piovani, tutto esaurito alla Cava del Sole. Sentiamo Igor Uboldi. E siamo allo sport calcio. Per il Potenza sfida delicatissima a Vibo in Serie D, derby lucano tra Francavilla e Rotonda. Il Lavello ospita il Fasano. Le ultime novità sulle formazioni con Maria Vittoria Murano. Ancora sport, hockey su pista, parte male il campionato dell'HP Matera neopromossa in Serie A1. Antonio Coronato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buona domenica.